Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattinata la pagina informativa di Telepadova 7 Gold con mezz'ora di approfondimento. Quest'oggi due ospiti, diventeranno quattro anche all'interno della trasmissione, ma capiremo poi in che modo lo faranno. E sarà l'occasione quest'oggi per parlare di raccolta di rifiuti, di produzione di energie, di fertilizzanti da essi, ma anche appunto di trattare un tema importante di cui si è parlato in questo periodo. E diamo il buongiorno innanzitutto ai nostri due ospiti. Bentrovata Roberta Galanna, sindaco di Este. Buongiorno. Buongiorno a lei e bentrovato Francesco Codato, consulente buongiorno. Di SESA. Sì. SESA, di cui cominciamo a parlare subito, perché oltre che sindaco appunto della città della Bassa Padovana, è anche appunto, fa parte del Consiglio di amministrazione di SESA. E SESA, cominciamo quindi a parlare anche di questo nome, di questa azienda, che parte dal 1995 e che percorso ha avuto sostanzialmente in questi anni? Sì, preciso solo che l'ente comunale è socio di maggioranza del 51% e non faccio parte del Consiglio di amministrazione, ma le spiego, è bella domanda la sua perché mi dà l'opportunità di spiegare quando nasce SESA. Nasce nel 1995 attraverso un bando europeo che ha individuato quindi la presenza della parte privata di questa società, che per il 51% è pubblica e per il 49% è privato. Per statuto il 49% privato naturalmente ottempera tutto quello che è la produzione, l'amministrazione, quindi la parte pratica vera e propria, mentre il socio pubblico è mio compito assieme all'ente comunale di dare gli indirizzi e soprattutto anche dare le linee programmatiche, quindi le scelte che possono essere di tipo ambientale ma anche industriale, poi vengono svolte proprio dai soci privati. Nasce a Este e per Este, nasce per la raccolta differenziata, poi nel corso degli anni, come la stessa raccolta differenziata, si modifica e si amplia in qualche modo. Quando c'è il vero cambiamento? Sì. Ma io penso che il vero cambiamento sia avvenuto attorno al 2010 per quanto riguarda soprattutto il nostro territorio, perché prima Este era solo per SESA era solo per Este, per la raccolta di Este, quindi in house, un servizio, erogazione di un servizio in house. Successivamente è diventata anche, dicendo, una gara d'appalto sempre europea, in ATI con altre società, è diventata l'organismo che dà il servizio di raccolta dei rifiuti a circa 50 comuni della Bassa Padovana. Oggi però SESA, che è un'azienda che fattura circa 100 milioni di euro con quasi 500 persone che ci lavorano, eroga il servizio non solo nella provincia di Padova ma anche a Vicenza, nel Mantovano e anche a Treviso. Mi ha allargato il suo campo d'azione. Sì. Francesco Codato, 2010 e 2016, due momenti importanti per il cambiamento, diciamo, complessivo. Certo. Cosa si è aggiunto, cosa è cambiato e anche la prospettiva come è cambiata? È un cambiamento di carattere tecnologico importante, un'evoluzione che ha condotto molti impianti, la maggior parte quelli che avevano una possibilità di investimento importante per fare investimenti sulle tecnologie, quindi modificare i processi per produrre oltre agli ammendanti anche energia. Energia sotto varie forme. Nel 2010 la forma più comune era l'energia elettrica, quindi produrre attraverso le sostanze organiche riciclate e trasformate un'energia elettrica che veniva immessa in rete oppure poteva essere consumata internamente per i fabbisogni. La successiva evoluzione di questi tempi, quindi parliamo dal 2017 in avanti, è legata ad un diverso utilizzo dell'energia con la produzione di biometano, che può essere utilizzato sia come gas naturale, cioè simile gas naturale per gli usi domestici o di riscaldamento, che per l'autotrazione.
In estrema sintesi, comunque, nello sguardo in generale, l'intenzione è quella di non avere discariche, o nemmeno possibile, in questa fase di raccolta dei rifiuti. Certamente. Prima parlavo di linee programmatiche. Io sono sindaco da 3 anni e proprio nelle linee programmatiche abbiamo concentrato alcune decisioni. Prima di tutto rafforzare il concetto di produzione di biometano e anche rafforzare il concetto di fertilizzante. Cioè noi abbiamo i nostri scarti, quello che ogni giorno mangiamo noi, i nostri scarti di cucina e anche il verde, che all'interno di questi grandi stomaci che sono l'impianto di Este, l'impianto di Sesa, vengono trasformati nella parte liquida in acqua limpida perché viene pulita, usata per uso industriale, e poi invece la parte residua che è il compost che viene usato come fertilizzante. Quindi Sesa crea energia elettrica, energia termica, crea biometano, e questo stesso biometano viene usato per dare energia ai compattatori che servono per la raccolta differenziata. Quello che resta è ben poco, da un 5-9% viene messo ancora in discarica, perché con la raccolta porta a porta, quindi con la raccolta differenziata, tutto viene riciclato, la gran parte viene riciclato. Riciclo significa che anche quello secco, il residuo, quello che è raccolta del rifiuto secco, viene selezionato ulteriormente nell'impianto di Sesa, e quindi ben poco poi va in discarica. Mi permetto di dire una cosa solo, i rifiuti hanno due modi per essere riciclati, diciamo, in questo senso. Allora, o si usano i termovalorizzatori, gli inceneritori, come quello di Padova, per esempio, oppure impianti altamente tecnologici, come quello di Sesa, che partendo dalla raccolta porta a porta, dalla raccolta differenziata, riutilizza la materia prima raccolta per usi di energia e fertilizzanti. Dalla sua esperienza di consulente, quindi appunto ha visto aziende, ha visto impianti un po' dappertutto, questo tipo di esperienza in questo momento in Italia, ma anche altrove, da quante parti si vede con queste dimensioni anche di azione? È un progetto che è di estrema attualità. Ci sono adesso impianti di medie e grandi dimensioni che necessariamente arrivano a fare quello che sta facendo Sesa. L'evoluzione tecnologica è legata anche alla necessità di soddisfare dei criteri di impatto ambientale, quindi di sostenibilità tecnico-economica del processo di recupero di queste matrici organiche. Per cui assistiamo negli ultimi 15 anni a un radicale cambiamento di quelli che erano gli impianti del 2001-2002, dei primi anni del 2000. E l'evoluzione tecnologica e i recuperi di energia hanno permesso la sostenibilità. Diversamente i costi di trattamento, di recupero di questa matrice diventerebbero altissimi. Mi permetto di aggiungere una cosa. Dove non ci sono questi impianti, l'Italia purtroppo ha due facce: là dove ci sono gli impianti e dove, ahimè, non ci sono, soprattutto al sud. Dove mancano gli impianti ci sono intanto un servizio erogato con una qualità minore e poi anche un costo molto elevato per il cittadino. Se noi facciamo un confronto dove ci sono gli impianti, parliamo di Este e del territorio della Bassa Padovana, il costo tariffa per una famiglia di 3 persone per circa 100 metri quadri di casa si aggira naturalmente attorno ai 125-130 euro all'anno. Se andiamo già a Padova è maggiore, perché arriviamo ai 216-215. Se andiamo in luoghi come Napoli, dove non ci sono impianti, non c'è nessun tipo di impianto vicino a questa grande città, il costo diventa di 450 euro per la stessa tipologia di famiglia. Quindi là dove c'è innovazione e impianto la qualità è migliore. Chi non vuole gli impianti vuole un po' città come Roma, ahimè, mi viene da dire. Quindi è molto importante l'investimento e gli impianti.
C'è un discorso importante, e naturalmente questo è fatto della sensibilizzazione alla raccolta differenziata, una cosa che è naturalmente aumentata in questi quasi 25 anni dal 1995 fino ad oggi, e che continua tuttora perché appunto ogni anno c'è uno scalino sempre che aumenta. Accadono anche situazioni come quella che avete vissuto poco tempo fa, e infatti anche di questo parleremo adesso, di proteste che comunque appunto vengono fuori, situazioni un po', così, un po' calde anche un attimino, e che è bene anche spiegare da un certo punto di vista. Noi lo faremo con l'ottica stessa, diciamo, delle domande poste dai cittadini per alcune situazioni che sono avvenute e riguardano per esempio anche i controlli su quanto appunto poi il prodotto che viene effettivamente portato nei campi, una parte appunto dei prodotti che avete ben descritto di che vengono effettuati. E ascolterei un primo contributo, che è quello di Giorgio Rustichelli, chimico, altro consulente appunto, che ha spiegato un attimino quali possano essere i controlli effettuati appunto sul prodotto. Sentiamo. I contenuti materiali estranei sono oltremodo ridotti e sono regolamentati in maniera ferrea dalla normativa italiana sulla produzione dei fertilizzanti, che fissa una ventina di parametri obbligatoriamente da verificare con continuità, e in SESA vengono verificati su lotti settimanali per poter effettivamente utilizzarlo in maniera regolare in agricoltura. Controlli settimanali, diceva, si è arrivati ai controlli settimanali o è sempre stato così? Allora, il regime in base al quale utilizzano questi impianti è quello del cosiddetto autorizzazione integrata ambientale, che riguarda tutti i vari aspetti, appunto, dei possibili aspetti ambientali che regolamentano queste attività. I controlli sono obbligatori, svolti dall'operatore che gestisce appunto l'impianto, e poi sono controlli che vengono svolti continuamente da parte degli enti terzi, quindi le autorità di controllo a livello regionale, che sono le ARPAV, oppure l'Istituto di controllo della qualità dei fertilizzanti, l'ex Servizio Repressione Frodi, anche il Consorzio Italiano Compostatori, e anche molti dei clienti che acquistano il fertilizzante prodotto da SESA, per tutelarsi in maniera autonoma, effettuano a loro volta controlli a campione sulla produzione, in quanto producono alimenti di qualità che prevedono di tenere sotto controllo anche la qualità delle materie prime approvvigionate. Sono controlli diversi, possono esserci, voglio dire, analisi, risultati di analisi diverse da tipo di laboratorio a laboratorio? Una flessibilità, cioè una variabilità nei dati, vista la matrice che è abbastanza eterogenea, c'è, ma sono variabilità dei dati che si attestano intorno al 10-15% sul valore. Che hanno portato anche, diciamo, al caso scottante di qualche settimana fa, e la domanda appunto al sindaco: i controlli effettivamente effettuati ogni quanto, che tipo di controlli ci sono, che tipo di controlli potete anche chiedere in qualche modo? La ringrazio per la domanda, che è molto utile e pertinente. Allora, è venuta fuori un'inchiesta appunto della quale noi naturalmente subito ci siamo preoccupati. Come sindaco chiaramente ho pensato soprattutto e subito al discorso della salute pubblica, perché due erano i messaggi di questa inchiesta. Il primo appunto riguardo la qualità del compost e la distribuzione del compost nei terreni. È giusto, essendo pubblico ufficiale, che io mi riferisca, ed è mio obbligo riferirmi alle istituzioni preposte per i controlli. Nella regione Veneto, dico questo perché in altre regioni non ci sono tutti questi enti che controllano. Sono ben quattro qui da noi. Ce ne sono quattro, esatto. Sul discorso dei suoli, quindi c'è ARPAV naturalmente, che si muove o per dubbi o per segnalazioni, poi c'è l'Osservatorio dei rifiuti, che è presente appunto qui nella regione del Veneto, perché il Veneto dal 95 ha investito molto su quello che sono gli impianti piuttosto che i termovalorizzatori.
Poi c'è l'osservatorio dei suoli e poi AVEPA, che è proposta naturalmente per i suoli agricoli. Questi enti sono gli enti di riferimento delle istituzioni come il Comune, poi c'è la provincia che naturalmente lei sa che SESA ha una autorizzazione ambientale, l'AIA, anzi più di una, per le varie tipologie di impianto che ha, e quindi anche la provincia dà un monitoraggio di quello che sono i controlli che vengono fatti. Io, che è da 3 anni che sono sindaco, nel mio inizio da matricola ho comunque fatto fare molti controlli, perché prima di tutto dovevo fidarmi io. Quando sono certa, posso anche essere certa di assolvere al meglio il mio compito e quindi di preservare la salute pubblica. Ci sono però documenti, tempo, ecco questo appunto, che portano. Sì. Quando io mi sono appunto preoccupata, ho chiesto, abbiamo fatto riunioni anche in provincia, con l'insieme di tutti gli organi. L'ARPA stessa, ma anche la provincia, ha emanato un verbale di questo e 2 documenti in cui spiegano esattamente che cosa dice quell'inchiesta giornalistica, che cosa sono i controlli e tutti i controlli esterni che negli anni, non solo nei miei 3 anni, ma in tutti negli anni, sono avvenuti riguardo il territorio, quindi i suoli del territorio, sia agricoli che in generale, e tutti i controlli e le segnalazioni fatti nell'ambito dell'impianto, ma anche del territorio stesso, perché non dimentichiamoci che il nostro territorio è pianura padana, quindi con una sensibilità particolare ai problemi ambientali. Il nostro territorio della Bassa Padovana ha la più alta incidenza europea di presenza di allevamenti, poi c'è appunto l'impianto SESA, per cui sono particolarmente attenta a questo. Con il nostro assessore Sergio Gobbo, assessore all'ambiente, in più abbiamo, e anche insieme al sindaco di Ospedale Teucano, abbiamo fatto una indagine epidemiologica, abbiamo richiesto un'indagine epidemiologica con tutti i dati dell'USL e della Università di Padova per vedere le patologie, se erano diverse o simili. Che il risultato è che le patologie presenti nel nostro territorio sono uguali alla media, non solo veneta ma anche dell'Italia. E in più poi c'è tutto il discorso anche dell'indagine odorigina che abbiamo, quindi controlli interni come sono stati fatti e continuano a essere fatti, naturalmente SESA ha certificazione EMAS, certificazione 14001, 9001, chi sa cosa sono le certificazioni sanno quanti controlli ci sono. Le faccio un dato molto approssimativo, ma per esempio nel 2018 circa 5000 prelievi per quanto riguarda appunto la qualità del compost che poi viene. Ma poi quando è successa questa inchiesta, per quanto mi riguarda, è arrivato uno tsunami di fornitori, agricoltori che ci dicevano che erano molto meravigliati di questa inchiesta, perché effettivamente loro lo usano e loro stessi fanno continue analisi della qualità del compost per essere sicuri poi dei loro prodotti e della loro terra. Ecco, il cittadino che volesse avere risposte, diciamo, su questi tipi di controlli di analisi, ha modo di poterle verificare? Certamente, io ho cercato di fare comunicazione, però nel limite del possibile. Comunque nel sito dell'ARPAV, appunto ARPAV Veneto, trova questi documenti, così come facendo qualsiasi tipo di accesso agli atti anche nel comune di Este, trova il verbale della provincia di Padova, ma anche sono a disposizione questi singoli documenti fatti dagli organi competenti. Noi abbiamo fatto un incontro con tutti i sindaci del territorio per comunicare anche questo e anche con le associazioni di categoria degli agricoltori. Questa dunque è la versione del sindaco, della politica, se vogliamo, all'interno appunto di questo. Chiediamo appunto anche un tecnico sostanzialmente come ha vissuto da questo punto di vista l'inchiesta di Fanpage e qualche, diciamo, dato che possa essere stato da tecnico, diciamo, secondo lei travisato o, diciamo, visto in qualche modo. C'è da dire che innanzitutto chi ha eseguito questa operazione, parlo del campionamento, ha assolutamente omesso qualsiasi regola di carattere tecnico per la raccolta di un campione che fosse rappresentativo ed omogeneo. Ciò nonostante, quel campione analizzato e il certificato di analisi esposto rappresenta l'assoluta conformità del prodotto ai requisiti di legge, cioè al decreto 75 che regola le condizioni tecniche e analitiche dei fertilizzanti, in questo caso dell'ammendante. Si vedevano
dei pezzi di plastica, si vedevano appunto altri pezzi di altro materiale. Com'è possibile che all'interno appunto di una produzione di questo tipo possano essere presenti? Ci sono delle tolleranze nell'analisi che viene fatta, previste dalla legge. Quello che si è visto è materiale che supera i 2 mm, mentre il certificato di analisi riporta il 100% di materiale inferiore ai 2 mm. Quindi ritengo che non sia compatibile con quello che è stato campionato. Sindaco, in questi 3 anni suoi ci sono state contestazioni o proteste da questo punto di vista a più riprese, o è stato un momento particolare questo in cui è venuta l'inchiesta di Pompei? Direi che io da subito ho dato un po' una mia spiegazione rispetto a questa inchiesta, sono stata anche criticata per questo, però per me anche dalle foto usate, dalle terminologie usate eccetera, sicuramente questa inchiesta parte da qualcuno di Este che fa parte di un ben preciso movimento politico, insomma. È un comitato, è un gruppo di cittadini? Sono un po' molto diretta nelle cose, sono un po' i riciclati della vecchia politica del 68. Naturalmente queste persone fanno parte di comitati che sono del territorio della Bassa Padovana. Bene che ci siano, perché ci tengono sempre tutti vigili, però bisogna essere molto molto attenti, perché la politica della destabilizzazione, della paura e soprattutto della non conoscenza scientifica, non confondiamo quello che è scientifico da delle battaglie di politica locale, insomma, questo diventa destabilizzante anche per i cittadini stessi. Ci sono qualche cittadino di Este che si lamenta perché in SR10 passano molti camion, ma ahimè purtroppo la Bassa Padovana è carente dal punto di vista della viabilità, e poi c'è qualche cittadino che si lamenta per il discorso odorigeno. Ecco perché noi stiamo facendo un lavoro molto importante di mitigazione degli odori. Il percorso che abbiamo fatto anche con molti investimenti ha ridotto l'incidenza di odori. Stiamo facendo un'indagine odorigena e anche l'ARPA sta svolgendo un'indagine odorigena che è a conclusione. Nel mese di agosto ci incontreremo con ARPA e con USL per fare anche un piano di mitigazione ulteriore, ricordandoci sempre che non tutti i mali vengono solo da SESA. Ahimè, il problema odorigeno è un componente, è un risultato di presenza industriale e di allevamenti nella Bassa Padovana. Ecco, collato, quindi si può tentare di arrivare a un punto di odore zero di puzza, o una parte diciamo è insita, diciamo, nel tipo di prodotto. Dobbiamo considerare che stiamo parlando di sostanze organiche, per loro natura sono putrescibili. Alcune sono altamente putrescibili, quindi si trasformano velocemente, e questo produce degli odori. C'è da dire che gli impianti, come ho accennato prima, hanno subito un'importante evoluzione tecnologica, e quindi quello che era un odore residuo degli impianti che trattavano per via aerobica queste sostanze organiche, con limitate tecnologie e limitati presidi ambientali, oggi non è più così. Perché adesso l'evoluzione ha portato gli impianti per produrre energia a effettuare i processi all'interno di un ambiente chiuso, e questo significa che tutti gli odori vengono contenuti, quindi c'è una drastica riduzione rispetto agli impianti e alle tecnologie che si usavano 20 anni fa. Andiamo a ampie falcate verso la conclusione, il tempo è sostanzialmente volato, abbiamo 6 minuti, un paio li dedichiamo a sentire anche le prospettive, in qualche modo, viste da una personalità assoluta che ha passato per Este nei giorni scorsi, David Newman, presidente della WBA, cioè la World Biogas Association, e ci dà un quadro generale della sua posizione, ma anche scende poi nel locale con alcune valutazioni. Sentiamo. Noi abbiamo la potenziale, se ci fossero tutte le condizioni economiche e politiche nel mondo, ad abbassare le emissioni di carbonio, diossidi di carbonio nell'atmosfera di ben 12% del totale mondiale. Stiamo oggi a livello mondiale con
milioni di piccoli impianti, soprattutto nei paesi più poveri, e centinaia di migliaia di grandi impianti, soprattutto nei paesi più avanzati. Questi sono ormai 20-30 anni che noi investiamo e che produciamo biogas da questi impianti. Addirittura produciamo anche energia equivalente al metano naturale, che possiamo usare sia per le automobili, i camion, sia per mettere in rete. Quindi sono tecnologie tutto sommato mature e ben conosciute. Sono tecnologie costose? Costa molto di meno buttare le nostre fogne dentro il fiume, ma siamo disponibili a bere poi acqua inquinata, a morire di tifo? No. Quindi costa molto di più trattare quelle acque e avere acqua pulita nei nostri fiumi. Costa di più fare il biogas che non buttare le scatole in discarica dove poi rilasciano gas che alterano il clima. Ci sono proteste da qualche punto di vista anche in altre parti del mondo per l'applicazione di queste tecniche, oppure è una cosa un po' particolare che avviene? Questa tecnologia non è una tecnologia assolutamente rischiosa per la salute né inquinante, è una tecnologia che si può vedere in, penso che siano 15.000 impianti in Europa, quindi è una tecnologia ben consolidata, nulla di cui preoccuparsi. Però qua prova di fare un centro di riciclaggio, prova di fare una stazione ecologica, tutti protestano contro tutto. Se non c'è fiducia di rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Fiducia nelle istituzioni, dice David Newman, ed è una fiducia appunto che deve essere anche costruita, sì, c'è che costruire nel tempo, anche con dati precisi, per esempio i prodotti che vanno poi a finire nei campi o dove deve essere, c'è una tracciabilità, avete una tracciabilità di dove va tutto quanto? Assolutamente sì, è prevista per legge, l'azienda deve documentare la gestione di tutti i lotti di produzione e di tutto quello che accede alle aziende agricole. L'azienda risponde del prodotto ceduto in termini di qualità, in termini di lotti, si preoccupa ulteriormente anche di sapere come lo utilizzano le aziende agricole. In questo modo ottiene un'analisi totale delle quantità fornite a ciascuna azienda agricola. Questi dati tra l'altro vengono trasmessi alla fine di ogni anno agli enti di controllo. E quindi la verifica è costante sostanzialmente, anche qui come potete avere questi dati? La verifica è costante tenendo presente che, come è stato individuato anche durante l'incontro in provincia con i vari organi di controllo, naturalmente le quantità, SESA non ha in affitto campi dove appunto distribuisce il compost, ma li vende ad agricoltori, ad aziende agricole, anche ad aziende florovivaistiche. E naturalmente c'è la responsabilità anche di chi ne fa buon uso. Abbiamo fatto anche convegni molto importanti sulle quantità corrette. Gli stessi associazioni di categoria degli agricoltori, quando ci siamo incontrati, hanno detto quanto c'è bisogno di fare ancora formazione e informazione su questo. Però anche in provincia appunto è stato detto che la valutazione più completa non deve essere fatta su un singolo anno, ma almeno su una triennalità, perché magari se inizialmente vengono fatte un importante, per esigenze agronomiche, importante concimazione di fondo, poi per 3-4 anni può non essere fatto nulla. I nostri contadini, il mio nonno appunto, usavano il concime veniva messo in quantità il primo anno e poi per molti anni, anche 8-9 anni, come fanno per esempio in altri paesi esteri e anche europei, non versano più compost, quindi organico, ma piano piano il terreno se lo prende. Naturalmente ci deve essere formazione e informazione. I contadini, gli agricoltori sono molto esperti perché fanno analisi agronomiche del loro terreno. Naturalmente il compost, provenendo dagli scarti di cucina, è sostanza organica di cui il terreno ha molto bisogno. Più si usa sostanza organica, meno si usano i fertilizzanti chimici che molto spesso creano i maggiori problemi riguardo l'ambiente. Insomma. Quindi il compost bisogna saperlo usare e responsabilizzare tutti quanti per il buon uso.
Mezz'ora passata insieme, mezz'ora per un tema che richiedeva certamente uno spazio più ampio, ma abbiamo toccato diversi temi importanti, anche legati decisamente all'attualità. Grazie dunque a Roberta Gallana, sindaco grazie di Este. Grazie a voi. E grazie a Francesco Codato, consulente SESA. Buona giornata a voi. Grazie. Buongiorno. E buona giornata anche a voi che ci avete seguito. Sette in punto torna come di consueto, domattina di prima mattinata. Grazie e arrivederci.